Ah, Indro, sono Giorgio Ferroni, sì. Dunque, siamo in zona. Ho capito. In zona cosa vuol dire? Vabbè, vabbè. Siamo pronti a passare all'azione. Vabbè. Allora, senti, guarda, stammi a sentir bene. Tu lascia tutti gli altri tuoi uomini nascosti dove sono. Sono nascosti bene? Ecco, tu lasciali lì, tu staccati e vai solo alla sua casa. Lì ci sono delle campane, di quelle che si tirano col batacchio. Tu lo tiri, mi raccomando, portati il microfono ma non mostrarlo, nascondilo bene. C'è nessuno? C'è nessuno in casa? Vediamo un po'. Chiamami Roma, vai. Pronto? Pronto? Indro? Qui è un guaio. Non c'è nessuno. Attenzione, il nemico vi ascolta. Ah, eccola qui. Si tratta di sua figlia, quella povera ragazza che lui ha calunniato per anni col nome di passionaria. Non rispetta nemmeno i figli, Giovannino. Adesso l'ha messa a far la quinta colonna. Guarda, guarda. Eccola. Guardate le arie che si dà. Ah, povera passionaria. Allora, avete scoperto le viti del vigneto nuovo? Sì, insomma tre. Ricordatevi che bisogna scoprire soltanto la punta, soltanto la punta, perché è ancora pericolo da brenga. E le ben culli? Ecco, e dopo? Dovete dargli una passata col coltivatore. Sì, adesso quanto le pronte, ecco. Col coltivatore. Va bene. Adesso c'è anche il coltivatore, sì, no? Sì, sì. Ecco, sì. Ormai abbiamo tutte le macchine, sì. Va bene? Adesso manca soltanto la macchina per pagare le tasse e poi siamo a posto. Va bene? Ecco. Papà? Papà? Cosa c'è? Guarda, quelle della televisione non se ne vanno, eh? Ma come, sono ancora lì? Sono ancora lì, ha messo delle telecamere e dei microfoni, non so. Beh, senti, adesso vai là, trovi il capo e gli dici che sono andato al caffè. Invece, io prendo il motorino e vado al Po. Sì. E di alla mamma di dargli da bere. Va bene. Anzi, dille di avvelenarmi. Va bene. Arrivederci. Arrivederci. Arrivederci.